adesso finalmente possiamo definire l'entropia. Torniamo alla sommatoria finita, oppure meglio all'integrale, che era l'uguaglianza di Clausius per un ciclo reversibile, e definiamo la quantità delta Q scambiato in modo reversibile diviso la temperatura alla quale avviene quello scambio di calore. Questa quantità la chiamiamo variazione infinitesima di entropia. Meglio ancora se utilizziamo l'integrale, quindi delta Q scambiato in modo reversibile diviso la temperatura alla quale avviene lo scambio. Questo rapporto si chiama variazione infinitesimale di entropia. Che vuol dire? Vuol dire che quando il nostro gas perfetto assorbe o cede una quantità infinitesimale di calore in modo reversibile durante una isoterma infinitesimale, che può essere in espansione o in compressione, allora sta cambiando in modo infinitesimale la sua entropia. E in particolare questa variazione di entropia sarà positiva se il calore viene assorbito dal gas, sarà invece negativa se il calore viene ceduto dal gas. Quindi in questa brevissima espansione isoterma il gas aumenta di pochissimo la sua entropia, di una quantità infinitesimale ds. Invece in quest'altra trasformazione brevissima isoterma, che è una compressione con cessione di calore, di una quantità infinitesimale di calore, il gas diminuisce in modo infinitesimale la sua entropia di una quantità ds negativa. Dunque, questa entropia varia in ogni brevissimo tratto isotermo, come appena detto, dove avvengono gli scambi di calore delta Q, scambi di calore sempre in modo reversibile. E non varia invece nei brevissimi tratti adiabatici, perché lì delta Q reversibile è 0, perché nelle adiabatiche non c'è scambio di calore, non ci sono scambi di calore. Quindi nei tratti in espansione l'entropia del gas aumenta, come appena detto, quando il calore viene assorbito, nelle compressioni diminuisce, e al termine del ciclo la cosa interessante è questa: la somma di tutti questi scambi di calore, alcuni positivi, altri negativi, diviso la temperatura, le diverse temperature alle quali avvengono questi scambi di calore, la somma di queste quantità è 0. Quindi è 0 il bilancio netto, è 0 la somma di tutte queste variazioni di entropia. Abbiamo detto ogni volta che questo ds, cioè ogni volta che questo calore scambiato in modo reversibile viene assorbito, è un aumento di entropia, e l'aumento di entropia è delta Q reversibile su T. Ma poi, quando noi torniamo indietro, ci sono tante piccole cessioni di calore, quindi tante piccole variazioni ds negative di entropia. Quindi abbiamo la somma di tanti piccoli aumenti di entropia, tante piccole diminuzioni di entropia, e nel complesso si bilanciano. Al termine del ciclo, il bilancio netto di tutte queste variazioni di entropia, aumenti e diminuzioni, si pareggia. E infatti è proprio questo il significato fisico dell'uguaglianza di Clausius. La somma, o l'integrale, meglio ancora, di tutte queste infinitesimali variazioni di entropia, alcune positive e altre negative, questa somma fa 0. E proprio questa è la proprietà fondamentale dell'entropia, che al termine del ciclo l'entropia torna ad assumere sempre lo stesso valore. Perché questo? Perché la somma di tutte le sue variazioni alla fine è 0. Quindi la variazione netta di entropia al termine del ciclo è 0, indipendentemente da come viene realizzato il ciclo, cioè da quali sono le trasformazioni che ha subito il gas perfetto nella macchina termica. In una parola, l'entropia è una funzione di stato, così come lo era per esempio l'energia interna. Questo vuol dire che non è importante il tipo di ciclo termodinamico che il gas ha compiuto. Ogni volta che il gas ritorna nello stato iniziale A, la sua entropia ritorna ad assumere il valore iniziale, e la variazione netta di entropia in tutto il ciclo è 0, perché l'entropia riassume il valore iniziale. Quindi il concetto centrale è che l'entropia è una funzione di stato e è definita attraverso la sua variazione infinitesimale ds, che è il rapporto tra la quantità di calore scambiata in modo reversibile, infinitesimale, in un piccolissimo tratto isotermo, diviso la temperatura alla quale avviene lo scambio di calore. E questa è proprio la definizione di entropia, è quella cosa che varia in modo infinitesimale attraverso questa definizione. L'entropia è difficile da visualizzare, proprio perché non c'è una formula che ci dice l'entropia si calcola così, o meglio, questa formula c'è e la vedremo quando studieremo l'entropia
di Boltzmann, secondo la interpretazione microscopica, ma nell'entropia, secondo la interpretazione, gli studi di Clausius, non c'è una formula che ci dice l'entropia è questa. Invece c'è una formula che ci dice la variazione infinitesimale di entropia è questa. Quindi è definita attraverso la variazione infinitesima in una brevissima trasformazione isoterma irreversibile. In pratica, questa variazione infinitesima è il rapporto tra la quantità di calore scambiata in modo reversibile dal gas diviso la temperatura alla quale avviene lo scambio. È una funzione di stato, l'entropia, perché alla fine di un ciclo ritorna ad assumere lo stesso valore. Quindi la somma di tutte le variazioni infinitesimali, alcune positive, DS positive, altre negative, tutti scambi naturalmente reversibili devono essere. La somma di tutte queste questi contributi, queste variazioni infinitesimali di entropia fa zero. Un altro motivo per cui è difficile da immaginare l'entropia è che è stata ricavata in modo matematico formale astratto. Abbiamo visto infatti tutto il procedimento: prima si parte con il ciclo di Carnot, si ricava la disuguaglianza di Clausius per il ciclo di Carnot, poi abbiamo preso un ciclo reversibile qualunque, l'abbiamo immaginato di approssimare con un'infinità di cicli di Carnot infinitesimali, trovando l'uguaglianza di Clausius, valida per i cicli reversibili. E infine abbiamo visto che la somma, o meglio l'integrale di tutte queste piccolissime variazioni, delta Q reversibile diviso T fa 0 e quindi abbiamo detto che l'entropia è una funzione di stato. Quindi è stata ricavata in modo matematico formale astratto, è difficile da visualizzare. E poi, altra cosa che rende difficile lo studio dell'entropia, non è misurabile con una misura sperimentale diretta. Non c'è uno strumento dove uno mette dentro il gas e dice questa è l'entropia. Qui vediamo le stesse cose già dette, la variazione infinitesimale dell'entropia, DS. Così definita è positiva se il sistema assorbe calore, quindi isoterma, infinitesimale in espansione, è negativa se il sistema cede calore e tra poco vedremo un'altra proprietà che è abbastanza intuitiva dell'entropia.